Te la faccio ancora più specifica. Secondo te cosa immagini? Cosa farai la settimana durante campus? Lavorare, amicizie e soprattutto crescere a livello tecnico, anche personale. I cavalli sono per te? Tutto, una fonte di svago in un momento magari un po' più critico, un periodo di felicità che riesci a darti anche solo salendo e senza fare altro. Altri hobby o passioni? Studiare. Ah, raccontami, cosa studi? Ho appena finito il liceo classico e ora devo fare i test per l'ingresso all'università di medicina. E i ragazzi dicono di te? Che sono troppo legate al mio sport, però li capisco perché non essendo inseriti in questo mondo non riescono a capire. Cosa significa per te lavorare in squadra? Penso che sia la parte più importante di questo sport, oltre il rapporto che si va a creare con il proprio cavallo. Te la faccio ancora più specifica. Secondo te cosa immagini? Cosa farai la settimana durante campus? Lavorare, amicizie e soprattutto crescere a livello tecnico e anche personale. Ok. Perché vuoi partecipare a campus? Perché vorrei ancora di più riuscire ad entrare e migliorare nello sport. Ti dovremmo scegliere perché? Determinazione e amore nei confronti di questo sport. Ok, sei pronta a rinunciare al cellulare per una settimana? Dimmi una frase in dialetto calabrese. Aiumi citta un tammoccare. Che vuol dire? Nel momento in cui sei più tranquilla, di non tranquillizzarti troppo, di essere sempre pronta a qualsiasi situazione che possa avvenire. 10 secondi, Simo. Ti dirà quando ti mancano 10 secondi, Ok. ok? 10, 5, poi. Va benissimo. Pallone. Sono una persona abbastanza determinata in questo sport e penso che entrare a far parte sempre di più di questo sport mi ha aiutato a crescere come persona perché a volte diciamo che essendo molto particolare come carattere, avendo un carattere davvero particolare, a volte ansioso, il fatto di dovermi sempre confrontare con qualcuno, comunque ovviamente andando avanti con delle categorie diverse, riesce a farmi credere più in me stessa e essere sempre più pronta ad affrontare tutte le situazioni.